Buonasera a tutti e benvenuti a Liberi TV e allo spazio live dedicato all'antispecismo. Questa sera il nostro ospite è Claudio Pomo dell'associazione Esseri Animali. Grazie Claudio di essere qui con noi, finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo dovuto rimandare la puntata molte volte per una serie di problemi tecnici e purtroppo anche stasera non è andato tutto liscio perché andiamo in onda solamente in audio. Comunque, insomma, l'importante è che ci sentiate. Allora, Esseri Animali è un'associazione antispecista di volontariato che opera su tutto il territorio nazionale, anche se credo che abbia base in Emilia-Romagna, e che è molto attiva nell'ambito della liberazione animale, promuovendo attività di informazione, sensibilizzazione, azioni dimostrative di protesta, investigazioni sotto copertura e molto altro. Siamo qui quindi con Claudio oggi per parlare un po' delle campagne portate avanti da Esseri Animali e vorrei partire, Claudio, subito con la campagna forse più importante per voi o comunque quella che vi ha tenuti più maggiormente impegnati in questi ultimi tempi, e che è la campagna Visoni Liberi per l'abolizione degli allevamenti da pelliccia nel nostro paese. Senti, Claudio, ti chiedo innanzitutto quando è iniziata questa vostra campagna? No, innanzitutto, buonasera a tutti, sono molto contento di essere qua, di poter parlare delle nostre attività e di questa campagna che è nata l'anno scorso, all'inizio, diciamo, era febbraio del 2013, in seguito alla, diciamo, alla diffusione di un'investigazione per cui avevamo lavorato 18 mesi. Un'investigazione proprio all'interno dei diversi allevamenti di visoni presenti in Italia. E quindi un lavoro che ci ha occupati per tanto tempo perché abbiamo dovuto seguire le diverse fasi di questa, di questa tipologia di allevamenti e, che vanno appunto, abbiamo documentato dalla nascita dei piccoli fino alla loro vita di alcuni mesi chiusi in quelle gabbie e poi alla loro morte che arriva con le camere a gas. Siamo riusciti per la prima volta a mostrare a tutta Italia, anche a tutto il mondo, delle immagini anche inedite, non solo per il territorio italiano, ma alcune proprio inedite a livello internazionale, ottenute sia con telecamere nascoste, piazzate negli allevamenti, ma anche con una persona che. Si è infiltrata proprio in mezzo agli allevatori mentre compivano questa, diciamo, questa mattanza dei visoni che avviene ogni anno nei mesi invernali. E quindi la campagna è stata. Sì. No, scusa, finisci pure. La campagna è nata. Questa investigazione è stata proprio la base su cui abbiamo lavorato per molto tempo per lanciare questa campagna che vuole arrivare all'abolizione di tutti questi allevamenti. Ho capito. Senti, nel vostro sito voi menzionate il fatto che esiste già una proposta di legge per abolire gli allevamenti da pelliccia, o comunque insomma credo gli allevamenti perlomeno di visoni, in Italia. Ci sai dire qualcosa su questa proposta di legge? È già, diciamo, chi sono i firmatari? È già iniziato forse l'iter di discussione in Parlamento? Questa legge è stata depositata nuovamente perché c'è stato nel frattempo, da quando abbiamo lanciato la campagna, da quando siamo usciti con l'investigazione, anche un cambio, come sappiamo tutti, il governo ha avuto svariati momenti di crollo, finto crollo, riprese, eccetera. È stata depositata definitivamente nel mese di giugno dell'anno scorso alle commissioni competenti di Camera e Senato. Ed è una legge firmata che si può definire bipartisan, quindi firmata da persone di diversi schieramenti, dalla destra, alla sinistra, al centro. Questo a dimostrare che comunque dai parlamentari di vari schieramenti c'è un appoggio a quella che è una volontà che poi non è solo quella delle associazioni animaliste, ma si può dire della maggior parte degli italiani, visto anche il recente sondaggio che ha dato ancora una volta all'85,5% il numero degli italiani che si dichiarano contrari a questo tipo di allevamento. Ho capito, che è sicuramente una battaglia, diciamo, maggioritaria nel paese. Senti, parliamo un attimo delle vostre investigazioni. Voi avete appunto realizzato numerose investigazioni in questi allevamenti che credo si trovino, se non sbaglio, soprattutto al nord, però magari mi correggerai, per documentare appunto e portare all'attenzione dell'opinione pubblica le condizioni spesso atroci e crudeli in cui questi animali vengono tenuti. Ecco, ci puoi dire qualcosa? Magari appunto di sintetico sulle condizioni di vita di questi animali, degli allevamenti di visoni e sul modo in cui vengono uccisi.
Ma sì, come dicevo prima brevemente, le condizioni di vita sono, diciamo, tremende per un animale che è abituato in natura a percorrere diversi chilometri, a vivere diciamo libero nei boschi e a nuotare nell'acqua dei fiumi. In visione è un animale con una capacità incredibile anche di poter nuotare fino a 7 metri sott'acqua, capacità che gli vengono completamente private in una vita di prigionia, così come accade dopo tutto anche a tutti gli altri animali che sono presenti negli allevamenti intensivi. I visoni sono chiusi in gabbie di rete metallica, sospese dal terreno, quindi non toccano con le zampe mai il terreno, l'erba, non sono mai a contatto con l'acqua, come dicevo prima, altro ambiente naturale di questi animali. Vivono una vita di privazioni totali all'interno di questa gabbia, una vita che dura da aprile circa, aprile-maggio, fino a novembre-dicembre, una vita di pochi mesi dove molti visoni vivono stretti in queste piccolissime gabbie, e poi arriva una camera a gas e i visoni vengono buttati all'interno a diverse decine alla volta per essere uccisi in questo modo, che gli allevatori definiscono non cruento, ma abbiamo documentato noi stessi una di queste camere a gas con i segni evidenti e inequivocabili di graffi all'interno che testimoniano la volontà di questi animali di uscire, di scappare al loro destino. Ho capito. Senti, al di là della ovvia, perlomeno per noi antispecisti, della ovvia non eticità di queste pratiche in generale, voi avete anche riscontrato delle precise violazioni di legge in merito alle condizioni in cui questi animali vengono tenuti? Cioè, alcuni di questi allevatori potrebbero essere denunciati per violazione di alcune norme sul benessere di questi animali? Ma in realtà, ovviamente, da antispecisti il nostro interesse non è mai stato quello di andare a cercare l'infrazione o qualcosa che andasse contro le regole, ma mostrare quella che è la quotidiana sofferenza di questi animali, e quindi a noi interessa a volte forse quasi più mostrare la sofferenza che gli animali provano che in una condizione perfettamente legale, quindi per poter denunciare l'orrore legalizzato, l'orrore che è approvato a norma di legge, cioè le camere a gas, cioè anche altri tipi di uccisione che non vengono in realtà praticate, come la rottura delle ossa cervicali, insomma tutto questo è a norma di legge. Le gabbie che abbiamo visto sono a norma di legge, nonostante possano sembrare agli occhi di chi non l'ha mai viste ovviamente minuscole, incredibilmente minuscole, con questi spazi angusti per animali che possono non fare altro che girare su se stessi tutto il giorno. Abbiamo visto alcune situazioni forse di sovraffollamento, alcuni animali malati e lasciati agonizzare in mezzo alle gabbie, e abbiamo visto anche documentato che dopo l'uccisione nella camera a gas gli animali non vengono controllati, una volta tirati fuori dalla camera a gas non c'è un controllo se sono effettivamente morti, quindi un veterinario, anche un semplice addetto che guarda, ma in realtà vengono buttati in dei rulli come cadaveri, dei rulli ed essere lavorati, e questa è sicuramente una violazione che abbiamo fatto presente, ma sicuramente è il meno che si può dire rispetto a una norma che è quella della sopraffazione degli esseri umani su qualunque volontà degli animali. Certo, sì, ti facevo questa domanda perché a volte la violazione di alcune norme può portare anche alla chiusura di alcuni di questi allevamenti. Ovviamente, sì. Certo. Senti, un'altra cosa importante, come parte della vostra campagna sui visoni, la vostra associazione ha di recente rivendicato la liberazione di 3 di questi animali da uno di questi allevamenti. Vi siete autodenunciati, avete pubblicamente dichiarato che siete stati voi, avete diffuso un video molto toccante, tra l'altro, in cui mostrate proprio il prelievo di 3 di questi animali dalle loro gabbiette e la loro liberazione in natura. Ecco, ti chiedo perché avete deciso di rivendicare la paternità di questa azione, rinunciando quindi ovviamente all'anonimato. Cioè, mi immagino che insomma ci sia una precisa scelta politica dietro questa decisione. Ma questa liberazione di 3 visoni è alla pari di altre liberazioni che abbiamo già rivendicato, quella di 2 maiali, di 10 galline, di alcuni conigli dagli allevamenti, fa parte di un nostro appunto preciso
Abbiamo la nostra precisa volontà politica, quella di denunciare la prigionia, la condizione in cui in cui versano gli animali negli allevamenti, e rivendicarci questo gesto come disobbedienza civile, cioè andare contro una legge che consideriamo ingiusta per compiere un atto che in realtà consideriamo eticamente, moralmente giusto, e che è l'atto di dare la libertà, di dare la vita e una speranza a questi animali. Un atto che è paragonabile per noi a tutti i gesti di disobbedienza civile, da quelli i più storici, pensiamo a quello di Rosa Parks, che ha osato sedersi sul posto sbagliato di un autobus e da lì ha fatto scatenare un incredibile movimento di rivendicazione contro la discriminazione delle persone di colore negli Stati Uniti. Allo stesso modo noi pensiamo che un gesto del genere da parte del movimento antispecista possa essere diciamo una scintilla simile per far partire una rivendicazione contro la discriminazione degli altri esseri viventi su questo pianeta, e quindi noi ci rivendichiamo apertamente, ovviamente con delle attenzioni legali, questo tipo di gesti, perché pensiamo anche da un altro punto di vista che siano anche il modo migliore per mostrare cosa veramente vogliono gli animali, perché solamente quando si vedono quei tre visoni uscire dalla gabbia, uscire dal trasportino improvvisato che abbiamo portato, con cui abbiamo portato sul fiume, uscire, toccare l'acqua e andarsene via, solamente in quel momento si vede che davvero le gabbie non fanno per loro, davvero è disumano tenerli in quelle gabbie, e quello che vogliamo, tutti devono volere, è vederli così liberi in quelle scene bellissime, come dicevi anche te, molto toccanti. Senti, poi il proprietario di questi tre visoni ha denunciato il furto, avete subito qualche azione legale a seguito della vostra autodenuncia? Per ora non c'è stata nessuna, noi ovviamente non abbiamo detto da quale allevamento sono stati prelevati, e per ora non c'è stato nessun seguito dal punto di vista legale. Quindi non sapete nemmeno se il proprietario ha denunciato il furto? Non sappiamo, al momento non sappiamo niente. Ho capito. Senti, c'è stato qualcuno che vi ha mosso delle accuse, così diciamo, di vandalismo, come spesso si sente in questi casi, o ancora peggio, di terrorismo? Ma al momento diciamo no, anche se ovviamente in Italia lo sappiamo tutti, il movimento animalista, antispecista è sotto i riflettori, ed è sotto i riflettori anche di alcune associazioni o pseudo-associazioni di categoria e altre che sono nate a difesa di qualunque forma di sfruttamento degli animali, e quindi qualunque gesto che venga fatto un po' più oltre le righe, come questo qua, come quello di liberare gli animali, ovviamente diventa oggetto di discussione, di comunicati stampa. Al momento però questa liberazione stranamente è passata da parte di quei canali che a noi sono molto ostili, è passata abbastanza sotto silenzio, e invece ha avuto un ottimo risalto sui media tradizionali, sia televisivi che cartacei, e soprattutto nel movimento antispecista ha risvegliato anche l'attenzione per questa campagna, e speriamo sia stato un modo in più per avvicinare nuove persone a questa lotta che vuole chiudere questi allevamenti per sempre. Beh sì, è comprensibile, diciamo, che il trattamento riservato dai media per questo episodio sia stato favorevole, nel senso che effettivamente l'attività di allevamento di pelliccia è veramente molto difficilmente difendibile. E a questo proposito, infatti, volevo farti una domanda su quello che può sembrare una stranezza. Voi il 21 dicembre scorso avete organizzato un corteo a Modena per chiedere l'abolizione, appunto, degli allevamenti da pelliccia in Italia. Al corteo hanno partecipato all'incirca, mi sembra, 350 persone, e mi sembra che anche vari quotidiani e testate nazionali abbiano dato risalto all'iniziativa. Mi sembra che siate finiti anche sul TG1. Ora, 350 persone sono tante, però colpisce il fatto che comunque siano molte di meno delle persone che in genere partecipano alle manifestazioni contro la vivisezione, contro la sperimentazione animale, no? Ecco, secondo te, perché sembra apparentemente così difficile coinvolgere le persone su di una battaglia che sarebbe anche, diciamo, molto più facile da portare avanti rispetto a quella sulla sperimentazione, perché là si parla ovviamente di salute umana, mentre
per quanto riguarda le pellicce si parla di un bene assolutamente superfluo. Ecco, perché c'è questo apparente maggiore coinvolgimento dell'opinione pubblica, perlomeno quando si guardano insomma i numeri delle manifestazioni, contro la sperimentazione animale piuttosto che contro gli allevamenti di bisogno? Ma la risposta non è così facile in realtà. Il fatto è che dobbiamo guardare anche alcune situazioni abbastanza diverse tra loro. Quando parliamo di grosse manifestazioni riguardo la vivisezione o sperimentazione animale, ci torna alla mente ovviamente alla battaglia contro Green Hill e a tutto quello che è stato questo incredibile movimento che ha portato fino a 10.000 persone. E quindi migliaia di persone che scendevano in piazza ogni volta che c'era una mobilitazione contro questo allevamento e anche in generale contro la vivisezione in quel periodo. Quello che ha colpito quindi queste migliaia di persone è stato ovviamente il fatto che, dobbiamo ammetterlo, erano presenti in quel momento vittime dei cani, animali che per la maggior parte delle persone, non solo degli italiani, in tutto il mondo sono gli animali d'affezione principali, quindi quelli che scatenano la maggiore empatia, la maggiore emozione, la voglia di lottare per loro. Anche se si guarda il tema sperimentazione animale, vivisezione, se parliamo di manifestazioni contro allevamenti o laboratori che utilizzano altri tipi di animali come roditori, ahimè purtroppo è ancora vero che i numeri scendono tantissimo. Questo perché in quelle mobilitazioni il movimento è riuscito a convogliare non solo gli animalisti, gli antivivisezionisti, ma anche le persone comuni, il che è ovviamente un gran pregio, perché siamo riusciti comunque in quegli anni a mobilitare la persona comune che semplicemente per l'amore del cane e degli animali in generale, ma senza alcuna conoscenza del movimento, sentiva la voglia di partecipare, di dare il suo appoggio. Una voglia che poi con la chiusura, speriamo ora adesso definitiva, di Green Hill, è anche andata scemando. Quindi se guardiamo anche le ultime manifestazioni nazionali contro la sperimentazione animale, si vede che i numeri non sono più quelle migliaia, e quindi in questo contesto i numeri, diciamo, della nostra manifestazione contro gli allevamenti di non sono dei numeri eclatanti o enormi, ma sono nella media di ciò che si sta muovendo adesso in Italia. Dobbiamo scordarci purtroppo queste folle oceaniche che riempivano le strade e da lì ripartire con delle capacità. Quello che abbiamo cercato di fare per esempio a dicembre a Modena era, sapendo che non avremmo avuto migliaia e migliaia di persone, cercare di dare una coreografia, una visibilità, un qualcosa di particolare al corteo che comunque lo ha reso degno di nota e comunque è passato non inosservato e non come la maggior parte dei cortei, comunque ha avuto anche un impatto visivo particolare, cosa che a noi interessa tutte le volte cercare di dare per dare un senso ad ogni manifestazione rispetto alle altre. Senti, ti faccio ora una domanda, visto che appunto abbiamo accennato anche alla sperimentazione animale, ti faccio una domanda su una questione diversa, non sui visoni, ma appunto sulla sperimentazione animale. Di recente voi avete organizzato a Bologna, mi sembra, un pubblico dibattito sulla sperimentazione animale e con proiezione anche del documentario Maximum Tolerated Dose. E a questo dibattito avete pubblicamente invitato a partecipare Caterina Simonsen, la ragazza affetta da, credo, 4 malattie rare, che era stata al centro di una polemica mediatica per degli insulti che aveva ricevuto a seguito di alcune sue dichiarazioni a favore della sperimentazione animale. Ecco, intanto ti chiederei così: qual è la tua impressione, la tua opinione personale sul caso mediatico che si è creato attorno alle dichiarazioni di Caterina? Cioè, anche tu tendi a pensare come alcuni che si sia trattato un po' di una trappola in cui molti animalisti sono caduti? Ma io credo che in realtà non sia stata inizialmente da parte sua, ovviamente penso, una trappola premeditata, ma che sia stata poi una manovra molto ben orchestrata da alcuni che hanno visto la possibilità di sfruttare il caso della ragazza malata che viene minacciata, offesa da parte di alcuni animalisti. E quindi non credo nella cattiva fede e nella malafede, perlomeno spero, di Caterina, ma credo nell'arguzia comunicativa di alcuni che hanno cercato di sfruttare
come stanno cercando di fare da tempo, qualunque errore o comunque inezia fatta anche non, però mai dalle associazioni, cioè da chi è rappresentante, diciamo, anche del movimento animalista pubblicamente, ma sempre solo da persone che fanno dei commenti su Facebook, dei commenti sui social network, e da lì si prende lo spunto per attaccare tutto il movimento animalista o antispecista. Quindi dobbiamo capire quali sono le tattiche di questi gruppi che difendono la sperimentazione animale, in particolare, che cercano di utilizzare appunto l'ingenuità di alcuni, la facilità di litigio e di commento facile e sbagliato anche sui social network, per andare ad attaccare in realtà tutto un movimento che, se andiamo a vedere, ovviamente non ha assolutamente quei contenuti nei vari siti o pagine ufficiali di nessun gruppo o associazione. E quindi si tratta, da parte loro, di un tentativo abbastanza misero di riabilitare la propria posizione semplicemente attaccando l'altro, in questo caso trovando questo capro espiatorio nei fantomatici animalisti, che poi dobbiamo anche avere la prova al 100% che lo fossero, che avevano offeso Caterina. Senti, e quindi qual è stata la vostra motivazione nell'invitare Caterina? Volevate appunto mostrare che il movimento antispecista, immagino io, il movimento antispecista è aperto al dialogo e al confronto, e a un pubblico confronto sul tema. Certo, organizzando un dibattito pubblico, e tra l'altro un dibattito tra anche posizioni non del tutto omogenee, come in quel caso a Bologna, volevamo proprio anche far capire che nel momento di dibattito siamo aperti anche al confronto con chi la pensa diversamente, e che rispetto a Caterina noi non vogliamo assolutamente la sua sofferenza o la sua morte, tanto mai quella di nessun malato, ma noi vogliamo poter salvare tutti i malati e poter fare in modo che abbia una vita dignitosa senza per questo dover sacrificare gli animali in laboratori. Quindi vogliamo una ricerca che abbia delle basi etiche sia per gli umani che per gli animali, e in questo dobbiamo impegnarci noi come attivisti, gli scienziati nel loro ruolo, e ognuno in un confronto cercare di trovare una strada, una nuova strada per una scienza che sia una scienza veramente innovativa ed etica. In quel caso invitare Caterina era anche un modo per far vedere: noi non siamo teppisti, noi non siamo persone che vogliono ridurre la discussione in faziosità da stadio, possiamo definire, in urla, eccetera, ma siamo persone che vogliono dibattere e abbiamo delle posizioni etiche di cui siamo convinti e che vogliamo portare avanti con impegno, ma ciò non vuol dire che non siamo disposti ad ascoltare chi ha un'altra posizione e con questa persona dialogare. Ho capito. Senti, ci puoi dire così in due parole, in realtà molto si è già capito da quanto hai detto in precedenza, ma così per riassumere un po', ci puoi dire qual è la vostra filosofia nel portare avanti l'attivismo per la liberazione animale? O meglio ancora, qual è la vostra idea di attivismo efficace? Noi, diciamo, molti di noi vengono da diverse esperienze di attivismo, quindi campagne di pressione, lavoro nei rifugi con gli animali, eccetera. Quindi abbiamo cercato in questi anni anche di interrogarci molto su cosa pensiamo sia più efficace, cosa pensiamo per noi ovviamente funzioni meglio. La ricetta magica non ce l'abbiamo, se no altrimenti avremmo già ottenuto tutto quello che vogliamo. Però quello che riteniamo efficace in realtà è che ci interessa portare avanti una rivendicazione sociale del dibattito antispecista, e quindi una rivendicazione sociale del diritto agli animali a non essere prigionieri, non essere considerati oggetti e cose, e questo lo vogliamo fare prevalentemente iniziando con la sensibilizzazione, l'informazione, e uscire soprattutto dai nostri, quelli che possiamo definire tra virgolette dei ghetti, che sono i nostri canali di comunicazione chiusi tra animalisti, e cercare anche dei ponti di collegamento quindi con la società o anche con altri movimenti, e iniziare da lì un allargamento della discussione sull'antispecismo, su ciò che implica poi nella pratica l'applicazione dell'antispecismo, quindi le scelte personali che ognuno può
e deve fare per non essere partecipe dello sfruttamento degli animali ed essere parte in realtà di un cambiamento per creare una società più libera. E quindi per questo ovviamente in questo contesto, in questa idea, si incanalano le nostre investigazioni che vogliono raggiungere i media, vogliono raggiungere un numero più ampio di persone e da lì portare una riflessione che porti poi anche a delle scelte personali e a dei cambiamenti politici. Quindi cerchiamo di agire, diciamo, su tanti campi, in diverse direzioni, ma con questa idea. Ho capito, quindi voi non siete, diciamo, a priori contrari alla possibilità di collaborare magari su iniziative specifiche con altri movimenti, anche non necessariamente antispecisti, da quello che capisco. No, ovviamente no, anzi, cerchiamo un dialogo e cerchiamo anche proprio perché pensiamo che nessuno di noi purtroppo è nato antispecista e molti di noi hanno scoperto la questione animale anche dopo altre questioni, o comunque l'hanno scoperta in chi prima, chi dopo, non dalla nascita, e allo stesso modo chiunque si batte per un mondo diverso, un mondo migliore, un mondo libero dalle discriminazioni, è una persona che può avere semplicemente, ha la sensibilità giusta per iniziare a incorporare anche questo discorso, e sta a noi cercare di porci nel modo giusto, quindi iniziare a porci in maniera collaborativa e non conflittuale, e quindi è importantissimo, sarebbe importantissimo che anche altri movimenti includessero gli animali nelle varie forme di discriminazioni che combattono. Possiamo pensare ai movimenti antirazzisti, antisessisti, contro l'omofobia. Se tutte queste persone che partecipano a queste lotte sociali iniziassero anche ad includere tra le varie discriminazioni che combattono anche la discriminazione specista, penso che avremmo un fronte di intervento in questa società che sarebbe decuplicato anche di più. Certo. Senti, siamo verso la fine, allora ti chiedo quindi brevemente, avete qualcos'altro in programma per quanto riguarda la campagna Bisogni Liberi? Ci puoi magari dare qualche anticipazione? Ma al momento, guarda, abbiamo fatto da poco una protesta simultanea davanti a 3 allevamenti di visone in 3 regioni diverse. Questa è stata una mobilitazione per coinvolgere attivisti in tanti posti e portarli anche proprio davanti a questi luoghi dove gli animali vengono uccisi. Adesso stiamo pianificando diversi tipi di azione che non sono ancora pubblici, le pubblicheremo a breve. Sul nostro sito è possibile firmare una petizione che è diretta alle commissioni, di cui dicevo prima, le commissioni di Camera e Senato che hanno nel cassetto questa proposta di legge che però ancora non hanno discusso. È importante farsi sentire perché comunque c'è molto interesse su questa questione, se ne parla moltissimo, ma ancora manca quella giusta pressione affinché veramente venga legiferata la fine definitiva di questi allevamenti. Quindi invitiamo a seguire il nostro sito, che è www.esseranimali.org, iscriversi alla newsletter, trovarci sui social media, e in questo modo vedrete a breve, lanceremo delle nuove iniziative, potrete partecipare. Perfetto, il nostro tempo è terminato, Claudio, io ti ringrazio molto, volevo appunto io nominare il sito, ma l'hai fatto tu, comunque lo ripeto, il sito dell'associazione Essere Animali è www.essereanimali.org e chiunque fosse interessato può appunto visitarlo e poi scegliere se e in che modo contribuire. E io ti faccio un grande in bocca al lupo per tutte le vostre campagne e ci risentiremo e spero forse anche rivedremo prossimamente, magari. Grazie. Sempre su Liberi TV. Grazie mille. Grazie a voi.